Sei stressato? Ma curati coi colori! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, un video speciale, un video dedicato a noi e al nostro benessere psicofisico, al nostro benessere psicofisico a cui si può arrivare attraverso la nostra disciplina, l'arte e specificatamente il colore. Oggi infatti parleremo della cromoterapia e ne parleremo però in sinergia e simbiosi con un'altra cura artistica, la musicoterapia. Infatti questo video sarà in collaborazione con Claudio Cicolin del canale YouTube Lezioni di Chitarra.it. Io do un grande abbraccio a Claudio, mando un bacione, ciao Claudio, e vi invito ad iscrivervi al suo canale perché Claudio è un ragazzo in gambissima. Ci siamo sentiti via mail, ho potuto conoscere il suo canale e me ne sono innamorata. Sebbene io non suoni nessuno strumento, vi assicuro che mi ha fatto venire voglia di imbracciare una chitarra e suonare qualche accordo, e l'ho fatto. Ora vi risparmio dal assistere a tutto ciò, ma vi posso assicurare che Claudio è proprio un bravo insegnante. I nostri infatti sono canali molto simili, seppur molto diversi nella tematica. Arte per te, come sapete, parla di arte, il canale di Claudio invece parla di musica, ed esattamente di chitarra. Lui gratuitamente su internet si mette a disposizione e mette a disposizione la sua esperienza di docente e di musicista, insegnandovi in maniera semplice a suonare la chitarra. E allora abbiamo pensato di creare un video utile per il benessere comune, sia dei suoi follower che dei miei amici, e cercando appunto di avvicinarvi alla musica lui e all'arte io, in maniera da poterne trarre in qualche maniera giovamento. Oggi parliamo infatti qui su Arte per te della cromoterapia. Vi metto invece nel box informazione il link del video di Claudio che potrete vedere e che vi consiglio di vedere per approfondire l'argomento e traslarlo anche sulla musicoterapia, perché cromoterapia e musicoterapia, lavorate in sinergia, fa anche rima, apportano un ampliamento di quello che è il beneficio che può venire dalla singola materia invece applicata. E allora cominciamo subito. Può il colore influire sul nostro umore? Può aiutarci a stare meglio? Sicuramente sì. E non sono parole basate su stregonerie o su credenze popolari. La luce, infatti, è fatta di colori, no? Dall'unione dei sette colori. E questi colori che formano la luce influiscono sicuramente sul benessere psicofisico dell'organismo. È scientificamente provato, infatti, che la luce, interagendo col nostro organismo, sia attraverso lo sguardo, ma anche attraverso l'epidermide, quindi soltanto toccandoci, modifica le nostre sensazioni e soprattutto modifica le nostre reazioni all'ambiente che ci circonda. Ma la luce è fatta di colore e quindi ogni singolo colore ha un effetto su di noi. Questa cosa è molto importante da capire, perché questo significa che anche un non vedente, attraverso l'epidermide, attraverso il contatto energetico con la luce, può trarre giovamento da un colore. Non importa vederlo nel colore ci si immerge, che lo si voglia oppure no. Pensate che già 6.000 anni fa gli egizi applicavano questo concetto. Infatti all'interno delle loro piramidi la luce poteva, attraverso un complicatissimo ma semplicissimo artificio, essere scomposta nei suoi sette colori, e chi entrava all'interno della piramide poteva fare un bagno di colore per fruire dell'energia di quel singolo colore. I bagni cromatici sono una terapia che tutt'oggi possono essere fatti. Certo, i colori vanno fruiti con consapevolezza, perché se io sono agitata e mi circondo di colori eccitanti, il mio stato sarà acuito da questa vicinanza. Ma se io sono depressa e mi avvicino a colori troppo blandi, troppo calmanti, il mio stato quindi andrà a maggior ragione a involvere in una situazione di malessere. Quindi bisogna
bisogna sfruttare i colori necessari e mirati per il nostro stato e bisogna anche comprendere cosa noi desideriamo avere dal colore. Il blu in generale genera equilibrio ed armonia ed ha un potere filtrante, uno di quei raggi che entra molto in profondità nel corpo e questo lo fa diventare uno di quei colori che va ad agire anche sul derma in maniera molto molto efficace, aiutandoci a tonificare non soltanto il flusso sanguigno ma anche la nostra epidermide. Molto spesso lo stress dà luogo a sfoghi cutanei. Bene, il blu è il colore che fa per voi. Ora, sia che vi mettiate ad osservare un qualcosa in un ambiente blu, che vi mettiate a focalizzare il blu anche mentalmente o che vi mettiate a guardare un quadro con i toni del blu, questi benefici saranno sicuramente percepiti dal vostro fisico, dal vostro corpo e dalla vostra mente. Ma se vi concederete un bagno di colore in determinate strutture idonee a fare questo, seguiti quindi anche dal vostro medico, sicuramente i benefici saranno molti, molti di più. È il colore della calma, della sincerità, ma è anche un colore filtro, un colore che pone una certa distanza tra ciò che siamo noi e ciò che è il resto. E l'esempio più classico del benessere che può venire dal blu è guardare il cielo azzurro. Un cielo azzurro intriso di luce è il massimo del benefico che una persona possa aspirare. Alzare gli occhi al cielo e guardare un bel cielo azzurro per un attimo ci distacca dal contingente e ci fa sentire subito bene, perché la potenza dei colori è acuita o diluita anche dai neutri e dai non colori che vanno ad insistere in essi. Cosa vuol dire? Che se una luce acuisce il potere di quel colore, quindi lo arricchisce, sicuramente verrà tutto vivificato e quindi anche il tono del blu sarà un tono del blu più positivo. Se un non colore, quindi un nero, va ad insinuarsi, questo potere mano a mano viene scemato. Un blu scuro avrà una potenza sicuramente meno forte, benefica meno forte, che non un blu acceso, un blu appunto vivificatore. Il verde è un colore che rigenera, rilassa, rinfresca, corrobora dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale. Immaginate un bel prato verde con un bel cielo blu, non è fantastico? Non è il posto in cui tutti vorremmo essere in questo momento? Non è il posto che immaginiamo quando in ufficio una pila di documenti ci sta per saltare addosso? Bene, e se c'è qualche margherita bianca in quel prato, tutto non prende un vigore ancora più forte e non sentite quasi il profumo di quell'erba? Bene, questo è il potere del colore che vi catalizza verso una realtà parallela e vi crea degli spazi psicofisici in cui sfuggire a quello che è l'eterno stress che ci soverchia ogni giorno. È un potente sedativo del sistema nervoso, come un Valium naturale, quindi immergetevi nel verde quando avete bisogno di un momento forte di calma. Il verde infatti non a caso nella accezione popolare è il colore della speranza, no? Verde speranza, perché il verde anche nei momenti più neri, diciamo così, ti dà quel guizzo per cui vedi un domani, vedi oltre, vedi un futuro, ti dà la via d'uscita. E quindi ecco il grande potere del verde, ma non sottovalutiamo neanche il violetto. Il violetto è l'unione naturalmente del rosso e del blu. Il rosso è un colore che eccita il nostro organismo e noi non abbiamo bisogno di eccitazione in un momento di stress, ma abbiamo bisogno di quella carica che ci dia la volta di uscita da una situazione di depressione causata dallo stress. Ed ecco quindi che il potere sedante del blu viene spinto dalla carica energetica del rosso verso qualcosa di propositivo. Non è più eccitazione, non è più calma assoluta, ma è una calma propositiva, una calma che ha comunque all'interno di sé un motore per andare avanti. Non ci facciamo più schiacciare dallo stress, se con la calma ci abituiamo a sopportarlo, col rosso lo spingiamo un bel pugno e spingiamo lo stress al di fuori della nostra sfera di azione, al di fuori della nostra sfera psicofisica. Il grande Leonardo disse infatti che il potere di meditazione si amplia per più di 10 volte se filtrato da delle luci violette, e lui aggiunge anche provenienti da una bella vetrata di una chiesa silenziosa, da una bella vetrata policroma di una chiesa silenziosa. Quindi l'atmosfera del silenzio, la tranquillità insita, la concentrazione filtrata dal violetto viene acuita per 10 volte. Questo vi fa capire, la citazione su Leonardo, come nell'ambito artistico il colore non sia soltanto una componente cromatica di una composizione
figurativa, ma sia anche una componente interiore per il pittore che va o per l'artista che va a comporre la propria opera. Proprio a questo punto voglio agganciarmi facendovi vedere qualche quadro e godendo con voi del colore blu, del colore verde, del colore violetto che lo compone, spiegandovi un pochettino come questi siano filtrati sia dall'artista che per il fruitore in uno stato di ricerca del benessere e ritrovato benessere da parte del fruitore. Comincerei con il più disperato di quelli che vi voglio raccontare ed è Claude Monet, che all'interno delle sue ninfee mette la sintesi di tutto quello che vi ho detto e che vi ho raccontato fino a questo momento. Violetti, blu e verdi si compenetrano l'uno nell'altro, ma lui è disperato, li dipinge proprio in un momento della propria vita in cui diciamo che la disperazione è il centro della sua persona. Ha perso la moglie, ha perso il figlio, sta per perdere la vista, vede i toni tutti sfocati, quindi l'apice della disdetta. Eppure lui, forse inconsciamente, all'interno di quei quadri va a caricare tutta quell'energia positiva di cui vi sto parlando, come se all'interno di essi cercasse quella pace e quella tranquillità di cui aveva bisogno. Pace e tranquillità che comunque trasla ai propri fruitori, non facendo per nulla intravedere quello che era lo stato emotivo in cui dipingeva quei quadri. Chi si pone dinanzi alle ninfee di Monet viene pervaso da uno stato di benessere assoluto, di tranquillità totale, che può essere semplicemente e può intravedere l'inquietudine della ricerca del pittore di uno stato di benessere solamente nelle linee mosse in cui egli poggia le sue ninfee. Ma questo fa parte della composizione, della geometria, della psicologia. Ne parleremo in un altro video. Uso differente del blu lo troviamo in Pablo Picasso, nel suo periodo blu appunto. Il periodo blu di Pablo Picasso invece è caratterizzato dallo studio delle miserie umane, che lui però filtra in una luce blu con cui vela tutta la sua opera. Questa luce blu è questo colore blu di cui appunto dà il tono a tutte le sue opere, ha un duplice scopo. Lo scopo di inquadrare in maniera un po' distaccata quella che è la miseria umana, la disdetta che può capitare a un uomo, ma nello stesso tempo fa sì che il fruitore e il pittore stesso anche che inquadra quella miseria possa farlo senza venirne totalmente avvilito. Si guardano come immersi in un ambiente rarefatto, come se tu stessi guardando, ma quel blu stesse nello stesso tempo ovattando quelle sensazioni negative, rendendole visibili e rendendole concepibili dal nostro cervello. Noi le guardiamo e attraverso quella luce blu ne vediamo la bellezza del pathos, la bellezza della poeticità, la bellezza, tra enormi virgolette, del racconto stesso di Picasso. Non ne rimaniamo sconvolti, ne rimaniamo colpiti, ne rimaniamo parte. Diciamo che c'è uno scambio di energie tra il quadro e la persona che lo guarda, ma il fruitore non rimane totalmente devastato da quella visione che sarebbe altrimenti insopportabile nei suoi colori naturali. Il blu fa in modo che si abbia uno schermo protettivo per il fruitore e anche per il pittore, che possa inquadrare in maniera asettica una miseria umana senza rimanerne devastato e coinvolto fino in fondo. Ecco che il blu quindi scarica la tensione, alleggerisce il momento drammatico, lo rende visibile in maniera più analitica, lo gela, ma nello stesso tempo non ne svilisce l'intento. Parliamo di un pittore adesso positivo in tutto e per tutto. Diciamo che la gioia della pittura la troviamo in Auguste Renoir. Renoir è colui che del colore fa la sintesi armonica più completa, secondo me, perché lui dipinge felice, dipinge di gioia le sue tele, dipinge divertito, si diverte come un ragazzino a pasticciare, invece lui fa grandi opere, e tutto questo divertimento, questa gioia di vita che pervade Renoir fino all'ultimo dei suoi giorni, quando non può più quasi avvicinarsi al cavalletto, bene, in quel momento Renoir esplode di colore e compenetra verde, blu, violetto con armonie di grandi colori e di tanti colori, dà ad ognuno il suo equilibrio, non pende né verso una tonalità né verso un'altra. Se guardate i suoi quadri sono pregni di verde, di blu e di violetto, ma anche di rosso, di giallo e di altre mille sfumature, proprio perché è l'armonizzazione della psiche, una
psiche che sta bene deve essere una psiche con i 7 colori dell'iride, pervasa da molta luce e oscurata ogni tanto da qualche buio totale. E in questo caso ecco che arrivano le opere di Renoir a farci godere di una serena giornata dove i cieli sono azzurrissimi, i verdi sono verdissimi, i violetti sono squillanti e tutti gli altri colori compartecipano di questa serenità, rendendola più frizzante, più allegra e più reale. Adesso, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che guardare le opere d'arte come momento di terapia sia anche un modo diverso per accostarsi all'arte. Spero moltissimo che vi piaccia questa collaborazione con Claudio come è piaciuta farla a me. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, lasciatemi tra i commenti la vostra approvazione e lasciatemelo anche con un bel pollice in su. Saluto Claudio, lo ringrazio per questa bellissima collaborazione che mi ha arricchita notevolmente. Spero in futuro di poter collaborare ancora con il suo bellissimo canale. Intanto vi lascio perché vado a esercitarmi con gli accordi. Da Umbretta ed Arte per te è tutto. Ci vediamo la prossima volta, ragazzi!